Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 del 2005 è una delle gare più controverse della storia di questo sport. Solamente 6 vetture presero il via, con tutte le auto gommate Michelin che si ritirarono dopo aver completato il giro di formazione. Il tutto ebbe inizio venerdì durante le prove libere, quando la Toyota di Ralf Schumacher fu vittima di un terribile incidente in corrispondenza della curva sopraelevata finale. A generare il tutto fu il cedimento di uno pneumatico Michelin ed il costruttore francese avvisò FIA e FOM di non poter garantire che le sue gomme sarebbero durate oltre 10 giri. Da quel momento furono avviate una serie di tavole rotonde ed incontri tra le parti in causa, ma non si arrivò ad una soluzione. Dopo il consueto giro di formazione, tutte le auto gommate Michelin furono costrette al ritiro. Anziché 20 macchine al via, allo spegnimento dei semafori si presentarono in griglia solo 6 vetture. Dopo nemmeno 10 giri, la maggior parte degli spettatori aveva già lasciato il circuito senza risparmiarsi scene di protesta plateale. Michael Schumacher vinse la gara davanti a Rubens Barrichello, nonostante i due rischiarono il contatto dopo la sosta ai box. Thiago Monteiro completò il podio, il suo unico alla guida della Jordan, con Arjen Kartikeyan quarto e le Minardi di Christian Albers e Patrick Friesacher quinta e sesta.